Prosegue il giro settimanale di domande ai candidati sindaco in lizza per il comune di Carpaneto. Anche per il sindaco uscente, Andrea Arfani, dopo aver ascoltato le motivazioni della ricandidatura, il secondo quesito riguarda le priorità del programma tra continuità e novità. Abbiamo completato il 75% del programma di 5 anni fa. Quindi il primo punto è portare a termine il 25% che ancora deve essere portato a compimento. Quindi penso a chiudere e a completare la palestra, penso a installare la rete di videosorveglianza nel centro e nei punti sensibili, penso a continuare i festival e le manifestazioni estive. In più abbiamo aggiunto tutta una serie di progetti ovviamente nuovi. Penso andare a instaurare subito una nuova rete di assistenza alle fragilità che si sono venute a evidenziare con ancora più forza nei mesi, negli anni della pandemia, soprattutto visto che molti dei progetti, soprattutto quelli più importanti del comune arriveranno del PNRR, il primo intervento sarà quello di andare a istituire un ufficio per evitare che il comune perda occasioni di finanziamento irripetibili. 33 anni, avvocato, sindaco uscente, Andrea Arfani è uno dei tre candidati per il comune di Carpaneto Piacentino. Guida la lista civica Carpaneto Insieme, sostenuta da Lega e Fratelli d'Italia, 6 donne e 6 uomini, con un ricambio totale dell'attuale comparto femminile.